Vediamo allora. A, B. Mamma mia, questo l'ho già detto. C, D. Boh, sì, ma la F, la P, sì, c'è tutto. Ma come? Sono già alla fine. La lettera Z. Ma sono volato in un attimo, però è così. Lettera Z. Alfine si giunge a quella che è l'ultima lettera dell'alfabeto, la lettera Z. La lettera Z che, devo dire la verità, non ha grandi termini, ma ce n'è uno che ha caratterizzato la produzione del vino per anni e ancora oggi qualcuno quando sente parlare di zucchero dice oddio, lo zucchero e il vino. Beh, spieghiamo un po' di cose. Lo zucchero nel vino lo sappiamo, è una componente naturale, quindi è lo zucchero presente nell'uva che poi si può trasformare in alcol completamente. Allora a questo punto abbiamo i vini secchi oppure abbiamo i vini con residuo zuccherino a un livello diverso, abboccato, amabile, dolce. Dolce, molto dolce, addirittura qualche volta si arriva allo stucchevole da quanti zuccheri rimangono, ma questo è ancora un elemento naturale dell'uva e del vino. Quello che stupisce molti è dire: ma si può mettere lo zucchero nel vino? Beh, allora sappiate che in Francia è ammesso e in Italia no. Il motivo? Beh, fondamentalmente in Italia è per evitare quelle che potevano e possono essere delle frodi. La possibilità di aggiungere zucchero viene data, ovviamente non in senso naturale e normalmente, ma in certe annate dove non si raggiunge quel grado minimo zuccherino naturalmente, l'idea è quella di far salire questa parte zuccherina aggiungendo semplicemente saccarosio, il classico zucchero. Ma questo, se, la paura è dire se io do la disponibilità nel far aggiungere zucchero. Molto probabilmente poi se ne utilizza un po' troppo, magari si tende a fare delle sofisticazioni. In realtà lo zucchero aveva questo scopo e ha questo scopo. Il vino rimane quello con le sue caratteristiche, quello che aumenta la parte zuccherina e questo mi permette evidentemente di mantenere integro quello che è il comparto aromatico, quello che è anche il rapporto con l'acidità che io stesso regolo. In Italia si può utilizzare invece altri prodotti come il mosto concentrato, il mosto che quindi praticamente sono quei mosti che vengono fatti e poi concentrati per avere una parte zuccherina maggiore. Quindi lo zucchero non rivela a volte cose molto piacevoli. Qualche volta sentirete un degustatore parlare, sento una zesta di limone. Okay. Quando uno va un po' colpire. Il problema è che quel degustatore che sente quel sentore agrumato, che può essere quello della scorza di arancia o scorza di limone, utilizza questo termine zest, che indica appunto la scorza e che troverete molto più spesso sui libri di cucina rispetto a quelli del vino. Poi abbiamo un altro elemento che è lo zolfo. Allora, il concetto dello zolfo è un elemento chimico, evidentemente. Quello che a noi ci interessa è perché viene utilizzato nella produzione del vino perché ha un effetto antiossidante. Ricordiamoci che spesso lo zolfo è un prodotto che addirittura anche chi fa vini biodinamici utilizza. Perché quello che a volte non ci ricordiamo è che quando si parla di vino naturale è un termine che falsa un po' il contesto del vino, perché il vino è tutto fuori che naturale. Cioè, se non ci fosse l'uomo non si potrebbe ottenere vino, perché il vino nasce grazie all'opera dell'uomo. Se noi lasciamo stare la natura probabilmente avremmo tanto aceto, ma non credo sia così piacevole bere aceto. E poi beh, ecco, questa ve la leggo perché effettivamente magari non è così conosciuta. Lo zaffo è il tappo di legno utilizzato per chiudere il foro di spillatura di una botte o di un contenitore simile. Mentre una cosa più tecnica è l'azimasi, che è l'insieme degli enzimi che compongono gli elementi che vanno ad iniziare la fermentazione alcolica. Insomma, si termina magari con termini non così facili, ma lo zucchero sì, ve lo ricordate bene. Si potrebbe ricominciare perché su ogni lettera vedete una piccola parte di quelle che sono le parole del vino. Ce ne sono tante di parole e l'importante è cominciare a
più che studiarle, analizzarle, comprenderle e farle proprie. Poi degustare un vino sarà sempre molto, molto più facile.